L'appuntamento era organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e il Lavoro in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale Familiare. L'incontro con Monsignor Vincenzo Paglia, a Gubbio, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Al Beniamino Baldi le riflessioni sulla ricerca delle ragioni profonde della crisi sociale in cui versa l'istituto della famiglia e allo stesso tempo sulle grandi potenzialità che la stessa famiglia ancora oggi offre. Ma io anzitutto vorrei ribadire una cosa, che la famiglia padre, madre e figli è la più grande risorsa delle nostre società e in Umbria lo sappiamo molto bene. Tuttavia questo a volte non è riconosciuto, a volte non è neppure aiutato. Ecco perché allora è indispensabile che la politica, la cultura, l'economia, le nostre realtà associative aiutino le famiglie a sostenersi nei piccoli, negli anziani, nei malati e in tutti i bisogni, perché senza la famiglia credo che la società stessa viene totalmente sgretolata. Faremo alla fine di ottobre 26-27 il pellegrinaggio delle famiglie del mondo a Roma, un modo per dire la gioia di essere famiglia, e non è lontano anche da questa attenzione la prospettiva ecologica, l'ecologia umana, perché famiglia e ambiente sono strettamente legate, direi indissolubilmente legate, e guai a fare un divorzio.